Ciao, non tocco, sono venuto, bene, oggi ti parlo della rivoluzione blues. A tutti i livelli, musicale, anche culturale e sociale, il blues è stato indubbiamente uno dei movimenti più rivoluzionari di tutti i tempi. Escludendo gli aspetti che non riguardano la musica, si può benissimo inserire blues tra i grandi sconvolgimenti musicali della storia della musica, al pari della notazione gregoriana e degli studi armonici di Bach. È difficile pensare che questo ribaltamento di tematiche e schemi armonici possa provenire da una popolazione per niente acculturata, dedicata all'alcol e ai lavori forzati. Però non è affatto così, anzi, forse questa è una delle caratteristiche principali di questo moto rivoluzionario, che potremmo analizzare come segue: 2 più 2 uguale 5, lo swing. In musica, per scandire e regolare l'andamento del pezzo musicale, si usa un elemento che viene definito tempo, timing. È sostanzialmente il ritmo che il pezzo segue ed è gestito in maniera puramente matematica. Il tempo più comune della musica moderna e in una delle parti della musica classica è il 4 quarti. 4 quarti, appunto. Ogni spartito è diviso in battute e ogni tempo battuto in questo tempo dovrà durare 4 quarti. Se prendiamo una velocità di riferimento, questo sistema ci permette di avere una lunghezza prestabilita che ogni nota dovrà rispettare, perché questo è un modo di dividere una porzione di tempo X in parti uguali. Spero di essere riuscito a spiegarmi. L'armonia è sempre stata una cosa molto matematica. E giustamente, se prendiamo un pezzo in 4 quarti, una battuta conterà al massimo 4 note da un quarto, o 8 note da un ottavo, o 16 note da un sedicesimo, ogni combinazione di questo tipo. Questo fino al blues. Il blues introduce in maniera massiva e pandemica nella musica moderna la cosiddetta terzina, ovvero una struttura irregolare di 3 note. In soldoni, quello che i neri hanno fatto è inserire ad esempio 3 note da un ottavo, quindi 3 ottavi, nello spazio di un solo quarto, 2 ottavi. L'intuizione, che prima di allora non era stata considerata, è che lo spazio musicale potesse essere inteso come in maniera molto meno rigida, prendendo come base il tempo e non la metrica. Se nel tempo di un quarto riesco a inserirci 3 note da un ottavo invece che 2, come direbbe la logica più drastica, ecco che lo faccio e ottengo quello slancio e quella dinamica tipica del blues e dei generi a esso collegati. Probabilmente non sono riuscito a rendere l'idea della grandezza stratosferica di questa intuizione, però è stata indubbiamente una scossa che ancora mantiene una vibrazione costante della musica moderna e contemporanea. Se giù nei Mississippi nessuno avesse rotto quella regola, non avremmo il jazz, non avremmo il rock e tutto quello che ne consegue. Sound blues, le settime. In musica, se mette insieme in un singolo suono più di una nota, forma un sistema armonico che è definito accordo. Un accordo è formato da note che sono posizionate in particolari posizioni all'interno di una scala musicale. Un accordo maggiore, ad esempio, è formato dalla prima, dalla terza e dalla quinta, che sono i gradi della scala maggiore corrispondente alla nota dell'accordo. Per intenderci, un accordo di Do maggiore è costruito su una scala di Do maggiore, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, ed è formato dalle note delle rispettive posizioni gradi sopracitati. Primo grado Do, terzo grado maggiore Mi, quinto grado perfetto maggiore Sol. Ci sono ovviamente una quantità rilevante di regole per la composizione degli accordi, ma in sostanza il giochino è questo. Ed è anche questo, come nell'esempio delle terzine, ha sempre seguito un andamento rigidamente matematico, fino al blues. Quello che il blues ha inserito nello schema accordi maggiori e accordi minori e alle relative scale maggiore e minore è l'utilizzo dell'intervallo di settima, un intervallo mai utilizzato prima, perché è ritenuto unanimemente stonato. Un accordo di settima suona male, è disarmonico,
non è, per così dire, idealista. È forse l'emblema più puro dello spirito blues, perché ha quella natura quella naturale dissonanza, imperfezione che descrive perfettamente la malinconia e il tedio del blues feeling. Così come per la terzina, questo tipo di utilizzo relativistico dell'armonia ha aperto la strada a una serie di sperimentazioni musicali che prima i dogmi intoccabili della notazione musicale non si erano mai permesse di toccare. Stiamo sempre parlando di poveracci nelle baracche sul Mississippi. Nota di folklore: si dice che l'introduzione della settima diminuita, la cosiddetta nota blu, sia avvenuta all'interno dei canti liberatori che le raccoglitrici di cotone intonavano durante il lavoro nei campi, perché la nota fortemente dissonante serviva ad avvisare i compagni dell'arrivo del padrone sul posto di lavoro, da cui ne conseguivano frustate, stupri, eccetera. Una musica verso il basso, da Dio a Satana. E questo la parte che riassume meglio ogni singolo aspetto delle innovazioni che il blues ha portato nella storia della musica, ed è forse la più grandiosa perché ha un valore che va oltre la musica stessa e tocca molti aspetti della società che ha vissuto il blues e il suo spirito liberatorio. Ogni musica prima del blues è, per così dire, dal basso verso l'alto. Sia la musica classica che la musica tradizionale avevano un forte senso idealista. La musica era, per così dire, perfetta. Perfetta come il mondo non poteva essere. Bach suona per Dio. Molta musica tradizionale ha aspetti celestiali e in ogni caso tendente all'armonia di contenuti, armonie compositive e sonore che rappresentano una vera e propria fuga verso un paradiso in terra, fino al blues. Il blues nei suoi testi e nello spirito che ne muove la diffusione parla di puttane, di vite distrutte dall'arco, di amori non corrisposti, di omicidi, di sesso spinto. È una musica che smette di crearsi falsi miti e affronta la vita per com'è. Dura, spesso devastante. Non ci si rivolge più a Dio in senso platonico, ma ci si rivolge a Dio in senso apocalittico o al diavolo per una bottiglia di whisky. Questi sono, insomma, forse i tre aspetti principali dell'assoluta risoluzione e rivoluzione che è stata la cultura blues. Ed è secondo me significativo come la rottura di tutti questi schemi avvenga in anni in cui si affaccia nel panorama scientifico la teoria della relatività di Einstein o in campo logico-matematico le teorie di Russell e così via. Questo rende a mio avviso i blues l'incarnazione perfetta della musica moderna, forse ancora non del tutto superata e declassata a vintage. Questo articolo che ti ho letto l'ho trovato da un forum, forumsoed.org, parla del il non blues ultra, ed è di Fatmic, pubblicato il 3 novembre del 2011. Questo articolo te l'ho letto perché veramente esprime al massimo la rivoluzione incredibile che ha portato il blues. Veramente. Ciao, passiamo di video.